4 e 15:20. Grazie, grazie, auguri, buone feste. Insomma, Isto da molto tempo vende le palme in occasione della Domenica delle Palme qua davanti alla Cattedrale di San Lorenzo. Come va quest'anno? Quest'anno va meglio come vendite, vedo che c'è molto più turismo, il turismo è, non conoscono questa tradizione ligure, sì, e li prendono ben volentieri perché per loro è una cosa nuova. E io sono circa 20 anni che sono qua in Piazza San Lorenzo e come tutti gli anni i clienti vengono a prenderseli la palma perché sanno che comunque è, come dicevo, un'antica tradizione. Le fa lei le palme, vero? Le palme le intreccio io. Diceva che ci ha lavorato un mese. Un mese che ci lavoro dietro, sì. Avendo con tutto il mal di schiena e le dita. Dove hai imparato? Quando hai imparato? Ho imparato circa che avevo un 15 anni, abitavo a Sestri e c'era una signora che io gli davo una mano. E così dietro a questa donna anziana sono riuscito ad apprendere questo lavoro, cosa che i giovani oggi non vogliono fare. E la mia paura è che si perde una tradizione così antica. Quindi qualsiasi persona che e vedo che è interessata anche a imparare, io sono il primo a cercare di fargli imparare questa antica tradizione. Dove le prendete le foglie di palma? Queste qua vengono da Sori ed è il cuore della... Si acquistano, sì, certo, ed è il cuore della palma originale, tradizionale, grande, proprio il cuore. Anzi, c'è di più, che più si taglia il cuore e più l'anno successivo germoglia ancora di più. Avete avuto dei problemi l'anno in cui il punteruolo rosso ha distrutto tutte le piante? Ma abbiamo avuto dei problemi, sì. Questa è tutta la storia del punteruolo. Perché? Perché poi iniziano a marcire. Viene, diciamo, tipo un tarlo e così marciscono le varie palme e quindi l'anno scorso abbiamo avuto dei grossi problemi perché c'erano una mancanza di cimeli, cosiddetti cimeli. Lei ha inventato una palma nuova, un pochino più moderna, vero? Ce ne parla? Ho inventato questa che è la classica croce di Malta, che è un modello nuovissimo che abbiamo sviluppato quest'anno. E come tutti gli anni sviluppiamo dei modelli nuovi e quest'anno questa è... Piace alla gente o la gente vuole la classica palmetta tradizionale? No, vogliono le novità la gente, perché si è anche stancata della classica palma tradizionale, che comunque non manca mai. Quindi si dividono a si metà? Si dividono a metà e poi si iniziano a intrecciare piano piano, prima da una parte e poi dall'altra, tenendo sempre le foglie. La pianta che ha fatto quest'anno? 2 metri. 2 metri, è un cliente che tutti gli anni viene, anzi mi telefona 2 mesi prima, ci sei, non ci sei? Sì, la solita, 2 metri con 40 pance. 40. Queste qua si chiamano pance. E si continua a lavorare. I prezzi vanno da A? Variano da un minimo di 1 euro, che sono minion, proprio piccolissime, a salire 1,50 euro, 2, 3. Quella secondo... invece, quella di 2 metri? Quella di 2 metri è costata 60 euro. Comunque è un costo insomma contenuto. Sì, perché lì in quella di 2 metri ci vogliono la bellezza di 4 ore di lavoro. Avevamo ragione tutte e due. Siete qua anche domani? Siamo qua anche domani perché... Cioè la Domenica delle Palme, diciamo. Esatto, e alle 10:30 l'arcivescovo Angelo Bagnasco uscirà e darà la benedizione a tutte le persone che sono qua in piazza. Questi sono i classici cornetti e siamo quasi alla fine. La cosa.
è la tradizionale palmetta, tipicamente tradizionale ligure, perché solo in Liguria fanno le palme intrecciate. Addirittura il comune di Milfiorai di Imperia mandano le palme alte 2 metri al Papa, in modo che lui faccia la benedizione alle 10 come di consueto la Domenica delle Palme.